Buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV, edizione della notte che apriamo con la politica, una nuova giornata intensa per il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi e anche per le forze politiche che lo sosterranno, a partire dal Movimento 5 Stelle che oggi vede accolta una delle sue richieste, ovvero un super ministero per la transizione ecologica ed è il segnale che i vertici del Movimento hanno chiesto proprio a Draghi per sbloccare il voto sulla piattaforma Rousseau e portare la base del Movimento a sostenere il governo. Nessuna dichiarazione del Premier incaricato, così come in molti tra i pentastellati chiedevano. A farsi però ambasciatori sono stati gli ambientalisti al termine dell'incontro pomeridiano con l'ex banchiere centrale. Con il voto dei 5 Stelle su Rousseau, che si terrà domani, come potete vedere dal loro sito internet, dalle ore 10 alle 18. Ho disposto che la votazione sul governo sospesa si svolga sulla piattaforma nella giornata di domani, ha detto il capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi. Il quesito, pubblicato dal blog delle Stelle, verte sul governo tecnico-politico e recita: sei d'accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super ministero della transizione ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento con le altre forze politiche indicate dal Presidente Draghi? Gli iscritti, aventi diritto al voto, saranno chiamati appunto ad esprimersi domani con questo appuntamento online. Dicevamo, una giornata di incontri per Mario Draghi, che ha incontrato le parti sociali, i sindacati, i rappresentanti delle categorie economiche da Confindustria, Confartigianato, gli agricoltori, i rappresentanti dell'associazione dei comuni, dell'associazione ambientaliste, e Draghi ha spiegato anche qual è la sua idea di economia e di politica economica. Allora andiamola a riassumere in questo servizio. Una riforma del fisco incentrata sul riordino dell'IRPEF con la possibile revisione delle aliquote per eliminare scaloni, ma sempre nel segno della progressività e semplificazione, sfoltendo la giungla delle spese fiscali, la stratificazione di deduzioni e detrazioni che qualcuno definisce caramelle elettorali regalate nel tempo a questa o quella categoria. Questa è la direzione che il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi avrebbe intenzione di prendere per il fisco e che si sta delineando man mano che il programma viene discusso nelle consultazioni. Di fatto sarebbe un addio alla flat tax, secondo fonti che sono a conoscenza del dossier nelle mani di Draghi. Bastava rileggersi le raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale o della Commissione Europea o le considerazioni filtrate dalla Banca d'Italia per capire, secondo le medesime fonti, che l'impostazione europeista di Draghi non prevede soluzioni all'americana come la tassa piatta, che di fatto rinuncia al principio di aliquote più alte al crescere dei redditi. La stessa fonte invita a ridimensionare le attese dalla riforma fiscale di Draghi. Le priorità nei prossimi mesi saranno altre, come vaccini e recovery plan. Ma, dice, è vero che c'è un disperato bisogno di semplificare il fisco. Proseguendo sull'ampliamento della base imponibile, continuando sul contrasto all'evasione anche con i pagamenti digitali. Draghi avrebbe considerato un sistema alla tedesca con aliquote tagliate su misura per ciascun contribuente, ma alla fine dovrebbe mantenere gli scaglioni guardando a una riduzione delle aliquote per i redditi medio-bassi. E appunto, rispetto alle dichiarazioni rese oggi a seguito degli incontri da parte dei rappresentanti delle categorie economiche, andiamo ad ascoltare da un lato la voce di Confindustria, che auspica il consenso più ampio possibile a livello parlamentare per Mario Draghi, dall'altra i sindacati con CGIL, CISL e UIL, che hanno richiesto la proroga del blocco dei licenziamenti e della cassa Covid. Abbiamo espresso al Presidente incaricato il nostro più convinto sostegno all'azione che dovrà intraprendere e la viva speranza che il consenso parlamentare riservato al suo programma sia ampio e solido, perché c'è davvero molto da fare e bisogna farlo presto e bene. Abbiamo provveduto a informare il Presidente Draghi sulle posizioni che Confindustria ha assunto nell'ultimo anno su tutti i maggiori temi che rimangono irrisolti nell'agenda del Paese, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al Piano Vaccinale, dalla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro alla riforma della pubblica amministrazione e delle sue procedure, dalla necessità di una grande alleanza pubblico-privato per moltiplicare gli investimenti e concentrarli laddove più servono alla ripresa del Paese. E c'è una straordinaria possibilità attraverso le risorse del Recovery Plan di dare un futuro migliore al nostro Paese. Abbiamo sottolineato quello che per noi è un dramma sul quale si deve intervenire subito, quello delle diseguaglianze sociali in questo Paese.
Il tema delle diseguaglianze in questo periodo di pandemia si è aggravato, registriamo ancora di più diseguaglianze fra nord e sud, fra uomini e donne, fra giovani e anziani. E queste questioni le abbiamo messe sul tavolo, non ho nulla da aggiungere sul blocco licenziamenti, pensiamo, la posizione che abbiamo espressa è una posizione unitaria ed è questa, e ci auguriamo, visto che lo stesso professor Draghi ci ha detto che non è che ci ha incontrato solo oggi, ma che questo non significa aprire un confronto, anzi che c'è la disponibilità a un confronto e a un coinvolgimento, bene, ci aspettiamo che una volta che abbia avuto la fiducia in Parlamento, immediatamente questo confronto e questa discussione si sviluppi. Andiamo a vedere ora il bilancio quotidiano dei contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati 12.956 casi registrati in Italia, le vittime invece sono state 336. Sul fronte del contagio la percentuale sale al 4,1% rispetto al 3,9% di ieri. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.128, 12 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, nonostante i 155 nuovi ingressi. Sono invece 19.280 i pazienti ricoverati con sintomi. La Valle d'Aosta oggi è l'unica regione italiana a non registrare vittime. Vediamo anche il quadro per quanto riguarda le vaccinazioni, con il totale delle somministrazioni a livello nazionale che ha raggiunto quota 2.712.000 per un totale di persone vaccinate di 1.219.000. A livello di regioni, il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto 70.373 somministrazioni sulle 76.000 a disposizione. E questo è il quadro delle altre regioni. A proposito di vaccini, il Ministero della Salute ha dettato le nuove regole per il vaccino AstraZeneca. Il siero viene raccomandato alle persone dai 18 anni fino al compimento dei 55 anni, in assenza di patologie che aumentino il rischio clinico associato all'infezione. La seconda dose dopo 12 settimane, comunque a distanza di 10 dalla prima, verificando lo stato di salute, comprese eventuali reazioni avverse o effetti collaterali. Non ci sono invece dati sulla intercambiabilità del vaccino, pertanto per il richiamo sarà necessario usare lo stesso siero, si spiega ancora dal Ministero. Gli esperti dell'OMS raccomandano invece per il vaccino AstraZeneca anche per le persone con oltre 65 anni. Andiamo a dare un'occhiata anche a quello che accade nel resto dell'Europa, perché in Germania il lockdown duro sarà prolungato fino al 7 marzo, e quanto emerge dal vertice tra lo Stato e i Land appena terminato sulle misure anti-Covid. La riapertura delle scuole in Germania sarà decisa dai Länder, e quello che è emerso appunto nel confronto con la cancelliera Angela Merkel. Il lockdown prolungato fino al 7 marzo è stato spiegato perché per quella data si ritiene che il livello dei 50 nuovi contagi su 100.000 abitanti per 7 giorni sia stato raggiunto in tutta la Germania, ha detto la Merkel. Veniamo in Friuli Venezia Giulia e veniamo al bilancio di una prima giornata di prenotazioni per gli over 80 sul fronte vaccino, una giornata intensa che ha visto un'altissima adesione, oltre 26.000 le prenotazioni effettuate tra i CUP, i centri delle aziende sanitarie e soprattutto le farmacie prese d'assedio stamattina, tanto che il sistema informatico regionale di Insiele è andato in tilt e poi i problemi sono stati risolti. Abbiamo fatto un bilancio di quello che è accaduto quest'oggi con il vice governatore Riccardo Riccardi. Secondo me c'è stata una prova di grande maturità e responsabilità della comunità regionale. Siamo alle 17, il dato era di 25.000 persone prenotate. Questa mattina ci sono stati alcuni problemi, attorno a mezzogiorno non era più possibile effettuare le prenotazioni, poi qualcosa si è sbloccato e nel pomeriggio la macchina è ripartita bene. C'è stato un breve periodo nel quale c'è stato qualche problema alle applicazioni, però insomma stiamo parlando di una prenotazione al secondo, questo è quello che è avvenuto in Friuli Venezia Giulia oggi. Credo che sia stata anche una prova, naturalmente nelle difficoltà che si possono verificare, ma insomma riuscire a fare 25.000 prenotazioni alle 17, quindi vuol dire che la giornata chiuderà con valori più alti, a me pare che sia stata una prova importante di adesione e anche una prova di un'organizzazione adeguata a dare le risposte, al di là dei disagi, di qualche coda o di qualche difficoltà a prendere la linea. Insomma, stiamo parlando di 25.000 persone
che hanno l'appuntamento per fare un vaccino. Non mi pare una cosa di poco conto. Ci hanno riferito di appuntamenti fissati anche per il 12 febbraio. È stato anticipato l'inizio delle vaccinazioni, che era previsto per lunedì 15, se non sbaglio. Sì, avendo delle disponibilità nell'agenda, abbiamo anche cercato di fare, trovando le disponibilità prima possibile. Diciamo che la macchina, con la complessità che è determinata in una situazione di questo genere, mi pare abbia risposto. Io di questo voglio ringraziare tutti i professionisti. Poi guardi, si può fare sempre meglio, eh? C'è sempre qualcuno che ti spiega quello che devi fare. Io distingo quelli che mi spiegano quello che devono fare tra le osservazioni utili, e ci sono anche le osservazioni utili. Poi c'è sempre qualcuno che il giorno dopo della finale mondiale ti spiega la formazione che avresti dovuto fare se hai perso la finale. Assessore, rimanendo sull'attualità, a proposito delle forniture di vaccini e dell'acquisto dei vaccini, oggi il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha lanciato l'ipotesi di un acquisto da parte delle regioni in prima persona di dosi del vaccino. Anche il Friuli Venezia Giulia vuole giocare questa partita? Ma noi da giorni il presidente Fedriga sta dialogando con il presidente Zaia di questa ipotesi, sono già alcuni giorni che ne parliamo. Naturalmente poi bisogna capire le condizioni, la sostenibilità, abbiamo visto che c'è una reazione del sistema statale a questo. Diciamo che noi mettiamo in campo la nostra buona volontà per cercare di fronteggiare con il vaccino, che è l'unica arma vera che abbiamo contro il virus, e di dare una risposta che in questo momento noi riteniamo sia insufficiente sulla quantità di dosi disponibili. Notizie positive arrivano poi anche dai reparti ospedalieri, che continuano a svuotarsi dai malati Covid, 200 in meno nell'ultimo mese. Emergono invece altri focolai dalle case di riposo e dalle scuole. Il quadro della giornata. Continua la positiva discesa dell'occupazione di posti letto ospedalieri Covid in Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime 24 ore sono scesi a 481 i ricoveri nei reparti ordinari, dato che non si registrava dal 19 novembre scorso. Nell'ultimo mese si sono registrati oltre 200 malati in meno, mentre scendono a 65 le terapie intensive. Calano anche i contagi: su 6.511 tamponi molecolari sono stati rilevati 246 infetti, con una percentuale di positività del 3,77%. Sono inoltre 3.123 test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 115 casi. I decessi registrati sono 9, a cui si aggiungono 5 morti pregresse afferenti al periodo tra il 15 gennaio e il 1 febbraio. Complessivamente le vittime da Covid salgono a 2.619. I totalmente guariti sono 56.219, clinicamente 1.719, mentre diminuiscono le persone in isolamento, che risultano essere 9.773. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 4 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari contagiati sono 4. Ma a proposito di case di riposo, è di oggi l'esplosione di 2 nuovi focolai. Il primo alla Sant'Anna di via Tellini in viale Palmanova Udine, con 50 ospiti infetti, a cui si aggiungono altri 12 alla Caris di via Montello, sempre nel capoluogo friulano. Contagi che si sono manifestati una settimana fa circa e che hanno fatto scattare i protocolli previsti dall'azienda sanitaria. Sul fronte dei sistemi ospedalieri regionali si sono registrati i casi di un infermiere, un autista e 3 operai nella Friuli centrale, 2 infermieri, un medico e un operatore alla Giuliano Isontina e un assistente amministrativo all'azienda del Friuli occidentale. Positivi 2 studenti di una prima media del plesso scolastico Nazario Sauro di San Giorgio di Nogaro, in quarantena i 22 compagni di classe e una decina di docenti. 2 contagi, scuola dell'infanzia chiusa e infine a San Martino al Tagliamento, con l'azienda sanitaria che effettuerà domani tamponi di controllo su tutto il corpo docente e gli alunni. In tutta Italia e in particolar modo in Friuli Venezia Giulia oggi si è celebrata la giornata del ricordo, dedicata alle vittime delle foibe e agli esuli di Istria e Dalmazia. A Trieste, in particolare alla foiba di Basovizza, la manifestazione principale, e dai discorsi delle autorità su tutto il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, e il presidente della regione Fedriga, è arrivato un nuovo appello a non negare questa tragedia della storia e anche ad annullare l'onorificenza al maresciallo Tito. Il mondo finalmente sta riconoscendo le tragedie delle foibe e il dramma dell'esodo.
In questo oggettivo contesto, pur rispettando l'età e le drammatiche e ingiuste sofferenze vissute, non credo sia opportuno erigere esempio dei drammi del Novecento, come vogliono ancora fare lo scrittore Boris Pacor, che riferendosi al giorno del ricordo ancora afferma «e tutta una balla non era vero niente». Questo percorso intrapreso di riconoscimento delle sofferenze e della verità, per quanto mi riguarda, non è ancora terminato e con l'aiuto di tanti mi auguro lo Stato italiano, che nel 1969 ha insignito il boia Tito con l'onorificenza di cavaliere di Gran Croce. Fortunatamente sono sempre meno, ma purtroppo ancora troppi, coloro che, con presunti storici, politici e altro, negano questi fatti e cercano ancora di intitolare strade e piazze al boia o erigere stelle rosse nella città come caduto a Fiume, che non sarà mai più italiana, ma del cui italianità ne sono impregne la storia e la cultura. Tutto questo rammento che rimuove il ricordo di un crimine vuol dire commetterlo nuovamente, perché il negazionismo è lo stadio supremo del genocidio. Il nostro paese deve mettersi in discussione per le posizioni nel passato che hanno visto addirittura, come ricordato dal sindaco di piazza, l'onorificenza a Tito. Oggi chiediamo una presa d'atto e che venga approvata immediatamente la norma che possa togliere questo scandalo e questa offesa che cade di nuovo sul sangue che queste terre hanno vissuto e vedono e hanno visto. Giulia Venezia Giulia vorrà di nuovo farsi portavoce verso il Parlamento nazionale. Concludo portando i ringraziamenti che voglio siano percepiti in modo più sentito, ovvero verso tutte quelle associazioni, verso tutti quei cittadini che anche nei periodi bui, nei quali chi parlava di foibe veniva deriso e umiliato, hanno portato avanti la battaglia di verità. Se non ci fosse stato voi, oggi il 10 febbraio non ci sarebbe. Grazie. A Gorizia poi in particolare, nell'ambito delle celebrazioni, si è fatto il punto anche sulle ricerche rispetto a nuove foibe scoperte da parte di storici locali. Ci racconta tutto Francesca Santoro. Cerimonia del giorno del ricordo divisa in due parti a Gorizia per evitare assembramenti. Al 1° maggio la statua di Cesare Augusto, organizzato dal comune, a cui oltre al sindaco Ziberna sono intervenuti anche l'assessore regionale Callari e il presidente del consiglio regionale Zanin, è seguita la riflessione promossa dall'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia e Lega Nazionale. Il presidente di quest'ultimo sodalizio, Luca Urizio, ha fornito nell'occasione degli aggiornamenti su ricerche tuttora in corso. Questa ricerca è partita proprio da quella famosa fossa di Rosazzo, che alcuni hanno definito fantasma. Nella realtà in quella zona abbiamo dimostrato che ci sono stati eccidi da parte dei partigiani comunisti. E siamo partiti quindi dalla scheda che abbiamo ritrovato nel comune di Primariaco di Piani Rino, di 14 anni, che è stato ucciso assieme alla madre. Portato ad oggi a comprovare circa 56 bambini infoibati tra Venezia Giulia, Istria e Dalmazia, e nelle zone di Trieste, Udine e Gorizia parliamo di un numero che si gira attorno a 27, numeri che assieme al comitato dei congiunti dei deportati in Jugoslavia da Gorizia stiamo verificando a nostra volta. Purtroppo ci sono stati, purtroppo c'è stata della gente cattiva che ha ucciso bambini, donne, civili a guerra finita, cose che non sono mai giustificabili. Escludendo gli ultimi due, causa pandemia, non ci hanno permesso più di andare con gli speleologi nelle fosse o nelle foibe della Slovenia, però sono 4 mesi che abbiamo lavorato scendendo in tantissime foibe che abbiamo ritrovato grazie ai documenti recuperati alla Farnesina nel 2015-2016, agli incroci effettuati con storici sloveni ci hanno permesso di arrivare nelle foibe che sono quelle dove dovremmo scavare, e in più abbiamo trovato una quarta inedita nella quale si parla ci siano circa 70-80 italiani. Vogliamo arrivare a tirare fuori dei corpi e con questo portare la regione prima e il governo poi a darci stanziamenti, finanziamenti per riuscire a recuperare questi corpi. Dobbiamo portarli a casa. Ecco, qualcosa che anni fa sembrava un'utopia, oggi invece è un obiettivo che lo vediamo sempre più vicino. Parliamo di economia. Confindustria e Università di Udine hanno sottoscritto oggi un accordo con Assolombarda per l'attivazione a Milano
di un Executive Master in Business Administration, già attivato con successo in Friuli 2 anni fa. Ci racconta tutto Angela Caino. Il modello Udine dell'alta formazione fa scuola a livello nazionale e sbarca a Milano. L'Executive Master in Business Administration, coprogettato da Università e Confindustria, verrà infatti proposto anche in Lombardia, in virtù di un accordo con Assolombarda e Assolombarda Servizi, realtà che conta circa 6.000 aziende. Il rettore Roberto Pinton. Questo master nasce un paio d'anni fa ed ha avuto 120 partecipanti il primo anno e di nuovo il secondo 120, lasciando anche un bel numero di esclusi. Il format evidentemente, creato su misura, diciamo, per figure che mancavano, è piaciuto, è attrattivo e spinge naturalmente tutti noi questa nuova impresa di varcare il confine e andare nella regione più popolosa d'Italia a far sempre meglio e anche a mantenere alto il livello del nostro prodotto. E la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, punta a ulteriori sviluppi di questo e di altri progetti in collaborazione con l'università. Parliamo di una piazza che ha una business school come la Bocconi, parliamo del Politecnico di Milano, la LUIS, quindi evidentemente se hanno deciso di replicare il nostro standard, questo significa che il nostro standard è più che paragonabile a quelli ai quali sono abituati loro, ad un prezzo evidentemente più conveniente. Parliamo di circa il 50% rispetto alle business school normali e parliamo anche di una tempistica in linea con le necessità dei corsisti che devono coniugare lavoro, studio e la famiglia anche. Veniamo alla cronaca. Il pirata della strada che ieri aveva investito un ciclista in piazzale d'Avanzo è stato trovato. La polizia locale di Udine lo ha rintracciato e individuato. Dopo aver travolto la ferita, una 45enne ancora ricoverata in ospedale, era scappato verso via Boccaccio a bordo di un'auto bianca senza fermarsi e prestare soccorso. La donna era stata trasportata in ambulanza. Nei confronti della persona coinvolta è scattata una denuncia per omissione di soccorso. Tutti gli altri fatti di giornata riassunti nelle nostre flash news. Ancora maltrattamenti in famiglia in Friuli. I carabinieri di Codroipo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Udine per l'applicazione a carico di un settantenne residente in un comune del Medio Friuli del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal fratello, un 67enne residente nello stesso paese, e dalla sua famiglia, composta da moglie e figlia. I familiari si erano rivolti ai carabinieri denunciando ripetuti episodi vessatori e minacce, ma non solo. La querela era stata presentata anche per disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, oltre che per violenza privata. Un minorenne, residente in provincia di Udine, è stato rapinato da un gruppo di coetanei. È successo martedì scorso, poco dopo le 22, in Viale Europa Unita a Udine. Il giovane è stato avvicinato da alcuni ragazzi che, dopo averlo minacciato, l'hanno costretto a consegnare il suo monopattino e anche una piccola somma di denaro, 15 euro in contanti. Sul posto è intervenuta la squadra volante della questura che sta indagando. Furto di superalcolici al Carrefour del Terminal Nord. Un ucraino di 48 anni, domiciliato in città, ha nascosto 4 bottiglie di liquori cercando di dirigersi all'esterno del supermercato, ma è stato individuato e bloccato dopo una segnalazione dai carabinieri del Nord di Udine. Il valore dei prodotti rubati ammonta a 120 euro. Tutto è stato restituito al punto vendita e l'uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato. Sabato intorno alle 21.30 i carabinieri della stazione di Polcenigo sono intervenuti a Marsure di Aviano per un incidente in via Vittorio Emanuele. Un 49enne della zona, con precedenti di polizia per ubriachezza, si è schiantato contro un muro procurandosi numerose fratture giudicate guaribili dal personale del pronto soccorso di Pordenone in circa un mese. Emerso però che il 49enne guidava con un tasso alcolemico pari a 6 volte quello consentito. Così gli è stata ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a sequestro. 4 sono state le denunce nel giro di 4 giorni effettuate dai carabinieri di Sacile per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche. A
Apriamo la pagina sportiva, inizia ad avvicinarsi la sfida contro la Roma per i bianconeri di mister Gotti, che dovranno fare a meno del Tucu Pereira, ma recupereranno dopo la squalifica Rodrigo De Paul. Ci fa il punto di giornata Alessandro Surza. Si avvicina la trasferta dell'Olimpico per un Udinese che, giunta a metà settimana, continua la propria preparazione in vista del match contro la Roma in programma domenica alle ore 12.30. E quella contro i giallorossi sarà una prova interessante per capire se i bianconeri hanno davvero cambiato marcia. Di contro c'è una Roma che, come lo scorso luglio, non vive un momento brillantissimo. Il KO contro la Juventus ha fatto perdere posizioni in classifica a Fonseca, che continua ad essere inseguito dalle voci su un suo eventuale esonero. Insomma, clima bollente nella capitale e quindi, a maggior ragione, gara da prendere assolutamente con le pinze. Domenica poi non ci sarà ovviamente il Tucu Pereira, che ha accusato un problema muscolare nel corso del primo tempo del match contro il Verona. Per fortuna però nulla di troppo grave per l'argentino, che dovrebbe stare fuori all'incirca 3 settimane. Ma la sua assenza non può e non deve essere un alibi, anche perché ci sarà Rodrigo De Paul, che è pronto a tornare in campo dopo il turno di squalifica scontato domenica scorsa ed è pronto a guidare nuovamente i suoi compagni con l'Udinese, che va alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo. E il rientro di De Paul dovrebbe essere l'unica novità di formazione, con Okaka che continua a migliorare di giorno in giorno e anche domenica sarà pronto per mettere altri minuti nelle gambe nell'ottica di raggiungere presto il top della propria condizione fisica. E quindi ci si attende un'altra staffetta con Fernando Llorente. Buone notizie infine da Forestieri, con l'argentino che ieri si è rivisto sul campo del Bruseschi per una seduta personalizzata. Il Topa non è ancora pronto per unirsi al gruppo, ma tutto fa supporre che ormai il suo recupero volga al termine. Sarà l'Atalanta l'altra finalista della finale di Coppa Italia. La formazione di Gasperini ha sconfitto infatti stasera 3-1 nella gara di ritorno della semifinale il Napoli, con le marcature di Duvan Zapata e la doppietta di Pessina per la formazione partenopea. Aveva accorciato temporaneamente le distanze Lozano e quindi la finalissima sarà tra Atalanta e Juventus. Parliamo anche di calcio dilettanti, perché l'Eccellenza è pronta a tornare in campo con il comitato del Friuli Venezia Giulia, che ha chiesto a Roma la possibilità di far ripartire il campionato, e c'è anche poi il tema dei tamponi all'ordine del giorno. La nostra Valentina Beazzi ne ha parlato con il presidente regionale Hermes Canciani. Abbiamo chiesto nella riunione del consiglio direttivo della Lega che si è svolto a Roma venerdì sera che anche il campionato di Eccellenza sia un campionato di interesse nazionale e quindi si possa riprendere con l'attività degli allenamenti e di conseguenza anche con l'attività dei campionati. Questo però presuppone un passaggio formale attraverso la Federcalcio e attraverso il CONI. I tempi tecnici per poter ottenere questa autorizzazione sono nell'arco di una ventina di giorni e quindi noi crediamo e speriamo che per il 5 marzo ci sia una sorta di liberi tutti che ci permetta di riprendere l'attività. È logico che tutto dipende da quello che saranno gli esiti del DPCM che uscirà appunto a partire dal 6 marzo. L'idea delle società, che poi era un'idea che noi avevamo già proposto, è quella di effettuare solo il girone di andata, quindi per entrare nello specifico nel periodo 1-10 aprile, fare i recuperi delle partite che non si sono svolte e soprattutto le due partite dei gironi eliminatori della Coppa Italia. Partire con quindi la regolarità della classifica nel secondo weekend di aprile e giocare fino al 13 di giugno con due turni infrasettimanali. Questo porterebbe a compimento il girone d'andata e poi noi avevamo ipotizzato una retrocessione diretta e le altre tre attraverso specifici play-out. Le società hanno chiesto, ma questo non dipende da noi, che anche per il passaggio alla categoria della Serie D ci sia la possibilità di effettuare dei play-off. È una cosa che abbiamo, è una proposta che abbiamo sposato e che abbiamo inviato a Roma appunto per ottenere l'autorizzazione. Le condizioni che le società hanno chiesto e che peraltro noi avevamo ampiamente caldeggiato, come ho detto, nella riunione di Roma, sono tre. E sono in primis l'apertura al pubblico degli impianti, in secondo la possibilità di avere i ristori, quelli che da noi vengono comunemente chiamati chioschi, e la terza, se ci dovessero essere, la gratuità dei tamponi. Abbiamo chiesto con forza che sia o la federazione o gli organismi o organismi diversi, per cui il servizio sanitario, ad occuparsene.
Andiamo a dare un'occhiata ad alcune delle prime pagine dei quotidiani che troverete domani in edicola. Partiamo con il giornale che titola In mano ai Toninelli, l'Italia appesa ai grillini. Draghi infastidito cede 5 Stelle, ok al Ministero super ecologista, oggi il quesito truffa di Russo, ma la base è furiosa con Grillo. A centropagina le varie analisi e l'incontro faccia a faccia tra Berlusconi e Salvini. Per quanto riguarda invece la prima pagina della Verità, ritirate le mascherine, farlocche di Arcuri, gli affari cinesi del supercommissario con le aree inesistenti dell'emigliatore Benotti che inguaiano anche gli ex ministri Dem, Del Rio, Gozzi e Poletti, e poi c'è la von der Leyen che ammette sui vaccini l'Unione Europea ha fatto un buco nell'acqua. Continuiamo con la prima pagina di Libero. I grillini mandano un vaffa a Grillo, sommossa nei 5 Stelle. Il fondatore ha creato un partito basato sull'insulto e adesso riceve offese dai suoi perché ha rinviato il referendum su Draghi. Ancora con la prima pagina del Foglio, tra nostalgia di una grandeur motoristica e pauperismo, tra auto blu e grillini in bus, finalmente Draghi in giardinetta, in barca, tutti tanti gli spunti sul quotidiano diretto da Claudio Cerasa. Tutte le altre prime pagine, le notizie, le ritroverete con la nostra rassegna stampa a partire dalle ore 7 in diretta. Noi ci lasciamo con la rubrica Cade Oggi e l'augurio a tutti di una buona notte. Il 10 febbraio del 1954 nasce a San Martino Lupari, nel Veneto, Giovanni Sgarbossa, mediano dell'Udinese dal 1978 all'ottobre del 1980. Non è che Sgarbossa abbia lasciato il segno, era un giocatore abbastanza modesto sotto il profilo tecnico, ma curioso fu il suo rapporto con il presidente Teofilo Sanson. Nel 1980, all'inizio del campionato 80-81, l'allenatore era Marino Perani. Sgarbossa gioca le prime tre gare contro l'Inter in casa 0-4, poi a Pistoia 1-1, ancora in casa con il Perugia e ancora 1-1. Ma non piace al presidente Sanson. Perani però lo considera giocatore importante per la squadra. E dopo la gara con la Pistoiese, quindi la seconda giornata del girone di andata, Sanson prende la parte. Perani gli dice: io non voglio vedere più Sgarbossa perché questo giocatore non piace, non rende e anche i compagni di squadra non lo vogliono vedere. Perani se ne sta zitto ma non accetta il diktat del presidente e cosa fa? Alla terza giornata, quindi nel turno successivo, gara appunto con il Perugia, non solo fa giocare dall'inizio Sgarbossa ma lo promuove capitano. È un affronto per Sanson che ancor prima che il match finisca ha già esonerato Marino Perani, tant'è che questi non si presenterà al rituale incontro con la stampa nel dopo partita. Sgarbossa era arrivato a Udine nell'estate del 1978, l'Udinese era salita in Serie B, era l'Udinese di Massimo Giacomini e ha fatto il suo debutto il primo ottobre, seconda giornata, 1978, nella trasferta di Varese, Varese 2, Udinese 2, con l'Udinese che sino al quarto d'ora della ripresa vinceva per 2-0. Complessivamente con la maglia bianconera Sgarbossa ha disputato 38 incontri senza aver segnato alcun gol. È cresciuto calcisticamente nel Trento, dal Trento è passato all'Udinese, poi dopo la sua avventura friulana ha giocato nel Foggia, nel Padova, per chiudere la carriera nel Taranto.